Brunello di Montalcino 2011 e Riserva 2010 in degustazione a Benvenuto Brunello 2016. Le impressioni dei ristoratori sulle annate assaggiate. Io ho in ristorante 4 etichette, non le dico per un certo, però comunque 2010 la Riserva naturalmente segue l'evoluzione dell'annata, 2010 molto eccezionale, nel 2011 molto sul fruttato, note un po' più eleganti e quindi diciamo che comunque un tono più basso, però è sempre un'anteprima e quindi bisogna anche un attimino, come dire, capire quale sarà il futuro. Però direi un'annata un po' sotto, un po' meno del 2010, però comunque sempre interessante. Le Riserve invece sono una continuazione del prodotto che è molto valido, insomma l'annata è stata eccezionale e si conferma anche nelle Riserve. Io ho un po' le quattro zone intorno, quindi nord, sud, ovest, est, e niente, ecco, quindi sono rimasto molto contento di tutti, ecco, quindi questo è un po' il mio riassunto dal punto di vista della cosa. Brunello annata 2011, devo dire che mi è piaciuto anche più di quello che mi aspettavo, ad essere sincera, quindi è stata un'ottima sorpresa. Ho trovato vini molto puliti, molto ben fatti, corretti, piacevoli, godibili da subito, quindi direi che per la ristorazione, che poi anche è il mio caso, sono vini veramente adatti, molto versatili. Io penso di fare poi una bella selezione di Brunello 2011 da noi all'Osteria Brunello, sicuramente. Per quanto riguarda le Riserve, invece, giustamente, sono vini molto più importanti, molto più strutturati, e da invecchiamento la maggior parte delle Riserve che ho assaggiato, direi che non le aprirei probabilmente oggi, ma forse neanche l'anno prossimo. Anche lì alcune anche ottime sorprese, perché devo dire che hanno trovate parecchie veramente riuscite, quindi è un'ottima edizione di Benvenuto Brunello. Le sue impressioni sulla Riserva 2010 e l'annata 2011 e le potenzialità che hanno entrambe le annate per la ristorazione? È troppo presto parlarne. Il 2011 mi ha colpito di più, credo che sia davvero un passo più avanti. Il 10 è un buon Brunello, ancora forse con qualche difettuccio. Tutte e due con grandissima potenzialità futura, perché effettivamente erano dei vini addirittura troppo giovani da essere degustati in questo momento. Però insomma il Brunello, diciamo, non delude mai. Meglio invece il rosso 2014, già si può bere, mi ha colpito davvero, però l'11 un po' meglio del 10, secondo me. Dunque, la Riserva secondo me non è adatta, è adatto più rosso e Brunello. I rossi però, quelli che si assaggiavano noi finora, non mi sembrano pronti. Brunelli si è assaggiato diverse aziende buone. Molto quindi buono. Il 2011, nonostante arrivi dopo un'annata come la 2010, che però sì, è comunque buona, un po' al di sotto forse del 2010 sicuramente, anzi no, un po', però buona. Insomma. Adatta quindi alla vita? Adatta? Perché mi dici? Molto adatta, sì, all'osteria soprattutto. All'osteria. No, Brunello è un buon Brunello, sì, la Riserva magari ancora no, però sì, molto adatta, una bella annata anche questa. Io vengo dalla Svezia, ho trovato niente di basso qualitativamente, roba molto buona, con chiaramente certe differenze ma lievi. Stiamo andando verso certe mete già prestudiate, quindi speriamo di trovare il top knock, come diciamo noi, su il massimo del massimo. E dopodiché spero anche di acquistare qualcosa e portarmelo su al Polo Nord. In Svezia il Brunello è molto diffuso nella ristorazione. Io ho un'enoteca, tra l'altro, in Svezia, ne ho parecchie di etichette del Brunello, quindi non è affatto sconosciuto. E penso ogni volta, anzi, perché non è la prima volta che sono qui, ogni volta che mi porto delle novità suscitano molto interesse. La Riserva 2010 secondo me è veramente ottima, anche il 2011 è un'annata veramente buona e sono adatte per un certo tipo di ristorazione.